Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 47esimo episodio di Pokémon Snakewood. Nello scorso episodio, signori miei, siamo giunti alla Gym Island, dove abbiamo scoperto che non ci sono una, due, tre, quattro, ma ben 5 palestre, signori miei. 5 palestre con dei Pokémon veramente, veramente forti e molto particolari. Signori miei, dopo averci provato più volte sono giunto alla conclusione che per contrastare dei Pokémon OP serve un Pokémon OP. E quindi, signori miei, dal team è stato rimosso Krogunk e, scusatemi, Toxicroak per inserire lui. Rock Lobster, signori miei. Nel titolo vedrete il Pokémon migliore del mondo, qualcosa del genere, perché, signori miei, io a memoria, non mi ricordo un Pokémon così forte. A livello 71 presenta quasi 300 PS, ma guardatevi le statistiche, guardatevi quale difesa. Questo Pokémon, ragazzi, regge tutto, tutto. E per farvi capire quanto è forte questo Pokémon, guardate cosa ho ottenuto. Guardate quanti strumenti ho. Secondo voi come li ho ottenuti questi? Li ho ottenuti sfidando la Lega. E io vi assicuro che l'ho vinto tutto grazie a quel Pokémon. Signori, se non la vinco questa volta, non la vinco più. C'è un problema. Ho registrato per sbaglio questa parte e ho battuto queste due palestre, una e una due. E niente, poi mi sono dimenticato, poi ho perso contro un'altra, quindi volevo rifare il video. Purtroppo mi sono dimenticato di resettare il gioco e quindi con il grinding ho salvato anche la battaglia fra queste due. Quindi siccome io non mi vado a rifare 20 livelli di allenamento, insomma, vi balzate queste due palestre. Tanto vi assicuro che non erano così complicate come sembra, tant'è che le ho battute senza Rock Blaster o Rock Lobster, io non mi ricorderò mai il suo nome. Tant'è che stavo pensando di dargli un soprannome, ditemi se siete d'accordo e consigliatemi qualche soprannome per lui, perché non mi ricordo mai il nome. Detto ciò, andiamo qua giù ed affrontiamo questa dannatissima palestra per la prima volta. Ovviamente, se non l'aveste notato, ho allenato anche gli altri Pokémon. Comunque, magari fosse la prima volta, le abbiamo già buscate. Ma comunque, balziamoci i dialoghi perché li abbiamo già letti. E, caro mio, affrontami. Allora, parti con Luxray, perfetto. Allora, ok, ci siamo capiti. Breloom dovrebbe essere comunque in grado di fare molto male, perlomeno inizialmente. Adesso manda un Frost Demon. Ciao, Frost. E andiamo di Sky Uppercut, perfetto, ottimo lavoro. Vediamo se su Lapras lo butti giù, no. Però fa Safeguard, allora noi lo sfruttiamo per utilizzare Giga Drain e poi andiamo ancora di Sky Uppercut e via, livello 74 per lui. Olè, ne abbiamo già battuti due su, mi pare che siano 4 o 5. Ok, raga, questo coso qua. Perfetto, mandiamo finalmente il nostro Rock Lobster. Vai di Rock Slide. Raga, no, è troppo forte. Questo qua, secondo me, lo rectiamo ma male. Cioè, nel senso che le busca tantissimo. Psychic regge tantissimo. Regge veramente troppo. Qua sbaglio io, ma per fortuna ci va di culo. Aspettate che... qua devo ragionarci. Smeargol, ma magari... No, mandiamo Ninetales. Non mi fido. Non mi fido, Fire Pump. Col Sunny Day, è vero, non ci ho pensato. Vediamo quanto facciamo. Con Sunny Day non facciamo assolutamente nulla. Ok, questo è molto ostico, ragazzi. Andiamo di Confuse Ray subito. Adesso sfruttiamo Ninetales per curarci. Cosa, ragazzi? Non mi bastano più neanche l'Hyper Potion. Poi figuratevi per lui che c'ha più PP che non so cosa. Ok, calma. Tra l'altro, ragazzi, ecco, un'altra cosa molto interessante. In questo gioco la mossa forza è paragonabile a Giga Impatto. In che senso è paragonabile? Nel senso che ha lo stesso effetto e gli stessi PS. Proviamo a utilizzarla e a casa. Perfetto, adesso dovrebbe esserci l'ultimo allenatore. È il momento di fare sul serio. Un membro dell'esercito di Hoenn. Ok, Kabutops contro Breloom. Giga assorbe. Perché l'ho detto Breloom, raga? L'ho sempre pronunciato Breloom, non lo so. Ok, raga, qui Breloom fa veramente disastri. Eccolo qua. Allora, per fortuna adesso ti conosco un po' meglio. Vado prima di Lich Seed. Orco... No, minchia, è un casino. E adesso si curerà sicuro, perfetto. Allora, devo ragionarci anche qua. Allora, io potrei addirittura, raga, rischiarmi lo scontro alla pari fra loro.
Perché dico questo? Perché io dalla mia parte ho il fatto che il mio regge, perfetto, ho fatto i calcoli giusti. Teniamolo contro Armaldo e adesso lo curiamo, dato che si è confuso. Signal Beam, non mi fai niente, Rock Slide, no, non devi missare però, caro mio. Super efficace, regge addirittura il Brick Break, reggino! Ok, purtroppo ha missato. Qua non è neanche colpa sua, povero Rock Lobster. Credili, dai che è l'ultimo, però, cazzo sei forte. Oddio, non me lo ricordavo. Cioè, adesso che lo vedo me lo ricordo, ma prima effettivamente... Dai, congelalo magari, ci starebbe. Ok. Dai, sì ragazzi, vinto. Dovrebbe finire qua, non male. Wow, veramente ben fatto. Tutto ciò che mi rimane da dire è fuori dalla mia proprietà. Ok, e ci caccia fuori, perfetto. E siamo ragazzi a 3 palestre su 5 con le due che ho fatto off camera, inconsapevolmente tra l'altro. Ah, non so se ve l'avevo fatto vedere, ma questo mazzo qua servirà per praticamente cambiare le forme di Deoxys. Quindi niente, se avete un Deoxys non so come si ottenga, ma nel caso lo aveste fatemelo sapere. Ok signori miei, adesso dovrebbe aprirsi questa palestra. Sei pronto? Possa Dio avere pietà della tua anima. Ok, sei malatissimo. Signori miei, capo Asimov. Ma sinceramente non mi pare che il capo fosse Asimov, perché purtroppo per sbaglio me lo sono spoilerato. Esatto, è proprio lui Senex. Tra l'altro bellissima questa palestra, proprio fatta da Dio, mi dicono dalla regia. Allora Senex, a noi due un'altra volta. Quindi alla fine mi hai trovato. Senex, pensavo che fossi morto. E cos'è questo posto? Un maestro della morte non può morire. E questa è la mia lair, vuol dire? Roccia nera. Ok, non so cosa voglia dire. Ma è... infatti, è semplicemente un casino casuale di glitchato. Esatto. Non so perché si chiami Black Rock. In ogni caso questo non c'entra nulla. Sei venuto qui cercando la sfida finale e io l'accetto. Nella mia vera forma mi preparo a combattere. Ok, perfetto. Un'altra battaglia contro sé. Next. Ah, ok, perfetto. Ho realizzato adesso. E cazzo, ma quasi shottato Rock Lobster. Perfetto. Ok, è praticamente Senex, raga. Cioè stiamo affrontando Senex. Lo reggi, vero Brillon? Bravissimo. Ok, tossinizziamolo. Minchia, ma è andato a casa diretto. Allora, proviamo Willow Wisp, perfetto. Cavolo, la merda, c'ha pure. Ok, ok. Firebump, yes, ce l'ho fatta. Ottimo, a casa Senex. Fatto. Senex se n'è andato per sempre, spero. Ora tutto ciò che devo fare è scoprire il mio passato. Sono sicuro che attraverso tutti questi... mi sa che mi sono perso la cosa prima, non riesco a capire il senso di sta frase. Era mattina quando sono andato via da Old Dale. Sì, ok, siamo a 4 palestre su 5. Adesso ragazzi, non so esattamente cosa fare perché l'altra palestra, se non sbaglio, non mi sfidano. Magari però adesso mi sfidano. Cioè, mi sfida perché so chi è. Tra l'altro ho battuto questi due allenatori, credo che siano due. Ho battuto appunto questi allenatori fuori parte perché altrimenti, ragazzi... Altrimenti, in teoria, il video sarebbe venuto troppo lungo. Però, ragazzi, devo effettivamente capire come diavolo si arriva là. Sì, esatto, erano due allenatori. Ok, il capo palestra, per chi non lo sapesse, è Lord Unbone. O Ombone. Vediamo se adesso mi sfida. Ok, no, non mi sfida, perfetto. E quindi io cosa devo fare in questo momento? Non ne ho assolutamente idea. Forse mi conviene stoppare un attimo perché ora che scopro la verità... Ah, buonanotte. Io sono Lubega, vabbè, non mi interessa. Ok, questo qua è tipo lo stadio, ma questo stadio qua appunto non serve a niente. E vabbè, tra l'altro mi serve una medaglia per...
mi serve una medaglia per utilizzare forza e quindi per proseguire in alcuni extra. Quindi niente raga, stop un secondo e vedo di scoprire come si deve andare avanti. Ok ragazzi, eccomi qua. E allora vi spiego un attimo com'è la situazione. Oh, questo episodio termina qua, so che è un po' corto e adesso vi spiegherò anche il perché. In sostanza, su questa isola non ho trovato più nulla da fare, sia guardando i tutorial che esplorandola un po' di mio. Il problema cos'è? Il problema è che noi abbiamo ottenuto la mossa forza, ma a noi manca una medaglia e questa medaglia in questa isola non l'abbiamo ottenuta. Di conseguenza ci sono alcuni extra che io non potrò fare in questo momento, come spaccare certi muri, per dirne uno. E boh, io sto girando un po' in giro così, ma vi assicuro che non c'è veramente nulla, ragazzi. E quindi stavo pensando che dal prossimo episodio inizierò a girovagare un po' per la regione, cercando di fare gli extra che posso fare, come mi viene in mente ad esempio in questo momento la nave affondata, oppure qualche cattura di qualche altro Pokémon che ho saltato. Perché in questo momento, ragazzi, mi manca la MN04 forza. Cioè, mi manca la medaglia per poterla utilizzare. E sfrutterò questi viaggi per la regione per cercare di capire dove si trova effettivamente. Quindi vi invito, se avete già giocato a Snakewood, dato che questo gioco qua su internet, su YouTube, lo trovate con playlist di 90 episodi. Io non posso setacciare 90 episodi per cercare la MN forza, me la cercherò anche off camera, nel frattempo vi porterò altri extra. Ma nel caso voi aveste già giocato a questo gioco, vi invito a scrivermi, a contattarmi, in qualsiasi modo fatemi capire dove si trova sta medaglia, come si ottiene questa medaglia, perché io ne ho obiettivamente bisogno. E niente, il video di oggi finisce qua, penso che lo farò uscire come secondo video di giornata, dato la cortezza, che non so se si dice in italiano, ma va bene. Spero che il video vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate ai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale e noi ci becchiamo in un prossimo video.